30 anni fa, dalla mano e soprattutto dalla mente del geniale designer di caratura mondiale Tinker Hatfield, nasceva questo modello, ovvero le Air Jordan 3. In questo caso abbiamo le Black Cement e le White Cement nell'edizione Dunk From The Line. Comunque sia, questo è il primo modello di Jordan che presenta sulla scarpa il Jumpman logo, quindi un vero e proprio cambio di direzione per le Air Jordan, che da questo modello in poi si distaccano un pochino dal design Nike. Partiamo dalla 3 Black Cement. Ragazzi, erano mesi che aspettavo questo modello, già l'anno scorso lo avevano annunciato e finalmente eccolo qui. Quarta edizione della generazione retro, ma è dal 2001 che non si vedeva con la scritta Nike Air qui dietro. Comunque sia, rilasciate durante l'All-Star Weekend, il 17 febbraio, nonché durante il compleanno di MJ. E questo modello è stato avvistato per la prima volta, appunto, nel lontano 88, nell'All-Star Game dell'88, dove MJ segnò ben 40 punti. Passiamo alla 3 White Cement Dunk From The Line. Come dice il nome stesso, è una scarpa celebrativa che, appunto, se vedete qui sotto, c'è una linea, ovvero la linea del tiro libero, dalla quale MJ staccò e fece una schiacciata che è rimasta veramente negli annali. Però rimanete un attimo collegati perché ho un aneddoto sulla scarpa. Intanto vi dico che questa è stata rilasciata il 14 di febbraio e il sabato precedente c'è stato un drop in esclusiva, dove se voi andavate nella release date di questa scarpa e con un dito andavate a grattare la foto di essa, usciva questa e potevate avere un accesso esclusivo. Io infatti, ragazzi, l'ho presa così, sono stato abbastanza fortunato. L'aneddoto che ho da raccontarvi su questa scarpa, ragazzi, è molto particolare e forse non tutti sanno. Allora, Nike ha commesso un errore abbastanza grande, ovvero questo punto, questa è la linea del tiro libero, MJ ha eseguito una schiacciata staccando da questo punto, ma ragazzi, fu la semifinale di quel lontano 88, mentre Nike sostiene che è durante la finale che ha eseguito questo stacco. Se così fosse, il punto di staccata dovrebbe essere qui sul tallone, perché MJ durante la finale rieseguì quella schiacciata e staccò da un pochino più avanti. Naturalmente prese il punteggio 147, tutti gli altri punti di riferimento sono corretti, ma la schiacciata della finale la fece staccando da più avanti. Scatole identiche, ragazzi, struttura appunto delle Air Jordan 3. Ne tolgo una così abbiamo lo schermo a disposizione e ve la faccio vedere. Jumpman logo rosso qui davanti, naturalmente copertura nera, qui sotto motivo elephant. Andiamo ad aprire, vediamo qual è. Sono le Air Jordan 3 Black Cement. E allora partiamo proprio da questi, ragazzi. Hangtag Nike Air arancione in bella vista, lo spostiamo e partiamo dalla tomaia. Qui abbiamo pelle nera che, devo dire, al tatto è un pochino rigida, mi aspettavo qualcosina in più. Qui davanti e sul retro abbiamo questi rinforzi grigi con questa, appunto, struttura elephant tipica appunto delle Jordan 3. Qui dietro troviamo la scritta Nike Air, nell'edizione retro del 2010 avevamo il Jumpman logo qui. Poi qui dietro abbiamo questa pelle traforata color grigio cemento, anche qui abbiamo dei rinforzi di supporto allacciatura, anche qui in particolare con questi occhielli rossi. Poi qui abbiamo lacci di tipo standard, linguetta sempre cement grey con il Jumpman logo rosso. L'interno è molto semplice, ragazzi, soletta rossa con la scritta Nike Air nera. Qui abbiamo un rivestimento in grigio cemento e qui dietro in rosso. Intersuola tipica delle Air Jordan 3, parte anteriore con queste cuciture e in rubber gum, qui dietro invece in Phylon con questo spacco qui che lascia intravedere l'Air Unit e questa parte dipinta sopra in nero sempre in Phylon. La suola richiama in tutto e per tutto l'edizione dell'88, colorazione grigio cemento, rossa e bianca, la scritta Nike invece della scritta Jordan delle precedenti edizioni retro. Passiamo adesso alla White Cement Free Throw Line, sempre hangtag arancione scritta Nike Air in primo piano, lo spostiamo e partiamo dalla tomaia anche per queste. Pelle bianca della tomaia che al tatto è 100.000 volte meglio rispetto alle Black Cement, penso che sia pelle premium. Nella parte anteriore sul tallone anche qui abbiamo questi rinforzi color cemento con la stampa Elephant, dello stesso materiale delle Black Cement. Qui sul tallone anche troviamo la scritta Nike Air, in questo caso in nero.
La parte traforata è dello stesso tono di bianco della tomaia, anche qui stessi rinforzi, stessi occhielli rossi anche come per le Black Cement. Partiamo con il primo dettaglio di questa edizione, si trova qui dietro. Spostiamo la linguetta e troviamo la scritta riportata, l'orario riportato 3.51, che è esattamente l'orario in cui MJ è stato immortalato, congelato in aria, sul famosissimo poster che tutti noi conosciamo. Altri dettagli li ritroviamo all'interno. Il primo è questa scritta 147, che è il punteggio complessivo delle tre schiacciate della finale, appunto, del Dunk Contest dell'88. La soletta è rossa e riporta la struttura della suola appunto Air Jordan 3. Parte interna bianca, come vedete ragazzi, è delicatissima, già solo nel maneggiarla durante l'unboxing si sta sporcando. Struttura della suola identica all'edizione dell'88, ma naturalmente è traslucida in Isisol, che lascia intravedere al di sotto appunto la linea del tiro libero dalla quale MJ staccò. Ma durante la semifinale, come vi ho detto, durante la finale staccò da un pochino più avanti, quindi dovrebbe essere qui questa linea. Come dicevamo, le Black Cement sono state rilasciate il 17 di febbraio, mentre le White Cement sono state rilasciate il 14 di febbraio. Entrambe ad un costo di 202 euro sul sito Nike, su altri siti si trovano anche a 199 euro. Attualmente le Black Cement se ne trovano ancora alcune paia su molti siti, eventualmente se andranno sold out si trovano intorno ai 250 e 300 euro come prezzo reselling, mentre le White Cement sono andate veramente sold out istantaneamente, difficili da reperire. Si possono trovare i reselling tra i 400 e i 600 euro. On fit, queste sneakers si differenziano esclusivamente per la colorway, una bianca e una nera. Per quanto riguarda comfort e sizing sono praticamente identiche. Per la taglia potete andare tranquillamente sulla vostra regular size Nike e attenzione che la punta si segna molto facilmente. Black Cement, White Cement, Free Throw Line, due modelli che a mio modo di vedere qualsiasi sneakerhead dovrebbe avere o ai piedi o comunque in un armadio. Fatemi sapere quali di questi due modelli preferite, vi prego non scrivete preferisco le white perché hanno un valore reselling più alto o meno, semplicemente fatemi sapere qual è il vostro parere in base alle vostre passioni e ai vostri gusti e non sotto altri punti di vista. Detto questo, un grandissimo ringraziamento ai ragazzi di Casbah che mi hanno inviato questa maglietta, una qualità veramente eccelsa, vi metto tutti i link in descrizione, andate a vedere cosa fanno e come lo fanno soprattutto, e li trovate al Casbah Cave insieme al mio amico Jacopo De Carli, lo sneakeraio come lo chiamo io. Detto questo ragazzi, ci vediamo settimana prossima, continuate a sneakerare, un abbraccio a tutti quanti.